Si sente, non faccia sempre così. No, sì. No, va bene. Allora, lo so che sera... è abituato oramai. È dotato come un DJ questa sera, che ha una cuffia che si sente, un'altra che invece le fa sentire l'ambiente. Vabbè, diciamo. Perché vede, si sente, ma non si sente neanche più da una via. Ah, neanche più una via. La famosa cuffia è andata via l'ultima via. Ambientale, nel senso anche che cerca di andare go green, sa questa idea del green, sì. Del verde. Lei... Non lo dico a me, perché io di green lo sa quanto sono esperto. Eh già, in che senso di stare al verde? Certo, più al verde di così. Allora, quando c'è ogni altro che acciughe. Mao, noi siamo i primi ad essere andati green, cioè noi come scelta quasi esistenziale. Sì. Go green. Ma siamo in diretta già? No. È tutta una prova. Sì, allora, siamo già in diretta. Allora va ci ha fatto il gioco, ci ha gabbato, Olivato. Ci ha fregato. Siamo in diretta, va bene. Allora è giusto che la gente senta anche quelle che sono le prove di trasmissione, ecco, infatti senza cuffie, perché le cuffie non vanno, quindi come vede, noi vogliamo proprio fare le cose alla luce del sole, anche se è buio. Adesso stiamo facendo le prove, non è che nelle prove va sempre tutto liscio, non è che la vita è sempre tutta in discesa. Glielo dico, Mao. Anche perché se no non sarebbero prove. È chiaro. Non sarebbero prove. È lei che fa sempre il pignolo. Scusi, ma posso mettere quindi sul social la nostra situazione, cioè che stiamo provando? Disperata. Ah no, non disperata, no, nel senso che stasera... Che situazione deve mettere? Cosa dico? Stasera venite. Venite numerose. Venite, che vi aspettiamo. No, servono proprio a questo le anteprime, servono a portare la gente... Fare come dello specchietto parli all'odole. Ecco, a fare un richiamo per la gente che molti dei quali non sanno neanche che riprende il programma, quindi noi siamo qui a dirlo. Ricominciamo questa sera, come al solito lei è un po' scaramantico, so che non vuol mai far sapere quali saranno le rubriche. Eppure il menù. Andrebbe squadernato il menu. No, il menu tu lo conosci quando vai al ristorante. Infatti. Invece quando vai in quelle trattorie becere o al bar, il menu è scritto fuori del bar. Infatti. Allora lo vedi. Sulle lavagne. Allora. Ormai c'è l'internet che ti consente di sapere già anche quel ristorante, in quel luogo. Ma quel minimo di sorpresa. Vabbè, ma infatti. Ci va quel minimo di sorpresa. Esatto. Allora diciamo qualcosa, diamo un assaggio. Allora, l'unica cosa che possiamo assaggiare è far sapere al pubblico che noi ci stiamo adoperando per fare un disco, un album. No. Un album. Ma come quelle delle figurine? No, un album di canzoni. Delle canzoni chiaramente del Dottor Lo Sapio, accompagnato da dei musicisti fantastici. Ecco, e qui non voglio neanche citarvi il maestro Matteo Castellan al piano, alla marimba, che poi è venuto a trovarci. Abbiamo Vito Miccolis alle percussioni, Robbo Bovolenda alla chitarra, Luca Mancana al basso, Joss Sanfelici, Mao stesso, Giulio Piola alla tromba, Pirri. E non posso venire anch'io con... Lei deve stare zitto, gliela spazio la tromba. Però possiamo dire che stasera faremo sentire l'anteprima di questo che potrebbe essere già, come dire, il primo episodio di questo. Episodio, saranno otto episodi a puntate, saranno otto episodi e poi li raccoglieremo in un album. Ecco, ma che vedrà la luce. Che vedrà la luce, speriamo proprio di sì, e per vedere la luce c'è bisogno come sempre del pubblico, perché infatti. Il pubblico non è da sottovalutare, le cose si fanno se si ha un pubblico, se si ha una platea. Venite con la pila, Ecco, se è una platea. Cosa scrivo nel messaggio che lanciamo nelle lettere dei social? Ma chi se ne frega, dica lei il claim. Il claim è non perderti questa serata. Lo faccio più corto, solo così. Non perderti questa serata. Amico. Non perderti questa serata. Ma è un claim, diciamo, da destra. Più corto ancora. Questa è roba forte. Allora, questa serata. È un claim. Amico. 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 Basta. Amico. Più corto di questo. Bembo, se non va bene, metta solo un punto esclamativo e vaffanculo lei e i claim.
grande. Ha ragione, dottore. È il payoff, dovessimo mettere un payoff. Allora, payoff play chiedi a lui, lo bue che i playoff è della Serie B, giocano i playoff. Prima non è che play fai off. Figure orribili, non ti metti, non ci cimentare. Non ha detto playoff. Guarda che i playoff io li conosco. Ma ha noi, detto payoff. Nel mar- noi playoff. Quello che voglio sapere da lei, nel marketing della trasmissione siamo above the line o below the line? Sempre about. Sempre about. Vabbè. Ma come facciamo con una media di 52-53 anni di media, dico, tra tutti noi, l'ha fatta la media. Con delle punte. Con delle punte. Con delle punte. Come facciamo con a essere punte? In queste condizioni? Ma guarda, io non ho neanche più la faccia di presentarmi a casa. Guarda, non so io neanche cosa posso dire a mio nipote, ecco, perché non ho figli, dare l'esempio, no? Ecco, che esempio posso dare a quella creatura? Può cantare, dottore, può cantare. Esatto, posso cantare, può cantare. Posso cantare. Può cantare. Vuole magari dirci quale sarà il titolo di questa nuova canzone che presentiamo stasera? Darci almeno quello. Ma lei però è troppo curioso. Infatti, c'è quella curiosità che sa di femminile. Ecco. Faccia l'uomo. Qualcuno faccia lo deve l'uomo. Fare qua, perché non è che abbiamo sto parterre, voglio dire. Bene, ma scusi, il claim mi viene in mente, l'avevamo fatto, Mao. Vieni a vedere come si sente la radio. Infatti. Però era tanto lungo. Era tanto lungo. Cioè vieni e basta, va bene. Va bene, vieni noi e basta qui, anche un inorgasmico. A questo tavolo abbiamo tante cose lunghe. Va bene, le gambe del tavolo. Ma soprattutto i claim. Ma non buttiamo la Era per metterla un po' sul pecoreccio. Vabbè, ogni tanto ci va. Sarà una serata anche un po' così. No, non sarà una serata così, ma adesso possiamo dire che è un reopening. Cos'è? Ma possiamo dire qualsiasi cosa, Frido. Dica ciò che vuole. Anche un reopening, però io quello che voglio dire adesso, non ci accavagliamo, anche perché riprendiamo i tempi della radiofonia. Tra poco saremo in diretta. Volevamo soprattutto invitare la gente numerosa a venire questa sera al Boffi. Dove siamo? Ma se lei dice Boffi già non si capisce una mazza. Birrificio, officine ferroviarie. E la I? Italiana. Ecco, birrificio delle officine ferroviarie italiane. Non lo freghi mai. A Corso Germano Sommeliere. A Torino, sul Cavalcavia, ecco, non andate, perché molti li abbiamo mandati alla birreria dell'irlandese, la Carsi, ecco, non andate là. E dicevano, ma non vediamo il programma. Non vediamo il programma, però abbiamo bevuto bene, qua si beve bene e c'è anche il programma. Il programma vi aspettiamo questa sera, senza di voi numerosi, bravo, aggiungo. Numerosi. Ecco, quando tocco queste cose di flanella, ogni volta mi è da prudere. Ma pensi lei che c'ha la maglia di cartavetro, Venite numerosi qui al Boffi, dove ci saremo tutti noi, e l'ospite lo possiamo dire. L'ospite viene sicura. Allora, e chi c'è? Innanzitutto come ospite avremo l'orchestra da camera di Via Cherubini, che tra l'altro prevede anche il maestro Castellà, perché ci chiameremo così, noi orchestra da camera di Via Cherubini. Via Cherubini, quella zona residenziale. Pensavo ci chiamassimo loro. Perché sa per claim per quella perché... può essere, però, può essere. Se lei dice. Va bene. Comunque, oltre a questi musicisti ci sarà anche un noto cantante nazionale. Abbiamo la fortuna di internazionale. È torinese. Appunto, è torinese. Ha venduto milioni e milioni di copie in coppia a sua volta con un altro torinese d'eccezione. Coppia. Ecco, avremo uno dei due. Non sono gli Guam o Guam, come chiama lei? Non sono torinesi. Sì. Ecco, avremo Johnson Righeira. Johnson Righeira ospite questa sera, e quindi non possiamo che invitarvi a venire numerosi al Boffi, dove oltre che a ascoltare il programma si può anche mangiare, bere, ridere, scherzare e divertirsi. Lo può dire anche in francese. Però non si può fare la doccia, Rire. Toujours. Ah, proprio così, poligotta. Écoutez. Mao, lei mi sta tentando con questa nota musicale. Ma cantiamo qualcosa. E allora cantiamo qualcosa. Dai, va, divertiamoci. È un messaggio di salute. È un messaggio di salute. È un messaggio di salute.
salute, la salute, caro Mao, la salute. È importante la salute. Hai che dolor la cervicale, si è alzata la bilirubina, oddio mi sento una latrina e non so cosa posso fare. Il resto ve lo faremo ascoltare questa sera. Ciao. Che meraviglia. Ma lei non può chiudere così. Va bene, dai. Corretto. Ma fa sempre queste cose. Stasera mi metto come rose perché devo pagare il mutuo. Dottore, cosa faccio? Pubblico? Pubblico. Vi aspettiamo numerosi al Boffi. Ha detto lui, verranno in tanti allora.